La sala giunta di Palazzo San Giacomo ha ospitato la presentazione del Napoli Basket, il ritorno ad una denominazione storica per il club partenopeo che riparte dalla Serie B dopo la retrocessione dello scorso anno. Napoli, che farà base a Casal Nuovo in questa stagione, punta al ritorno in A2 a stretto giro per chiara ammissione del presidente Federico Grassi. L'obiettivo è quello di salire in A, anche se siamo partiti con un po' di ritardo e lo abbiamo visto nella prima partita dove abbiamo un po' accusato la preparazione nell'ultimo quarto, però la nostra idea è di salire anche per riportare Napoli in Serie A. Abbiamo solo due stranieri per quest'anno, anche se abbiamo anche delle giovanili che noi portiamo avanti, perché diciamo, il sogno che abbiamo è di portare più napoletani possibile in prima squadra. In panchina un nome importante per il basket nazionale, Gianluca Lulli, con alle spalle un gran passato da giocatore e reduce dall'avventura da coach nella sua Palestrina. Abbiamo iniziato chiaramente un po' in ritardo, però siamo felici del roster che abbiamo allestito. Chiaramente obiettivi primari sono creare un'identità di squadra, poi pian piano valuteremo anche gli obiettivi sportivi chiaramente. Ciro Borriello rimarca l'importanza della pallacanestro per la città di Napoli. L'assessore allo sport entra nel merito anche delle dinamiche Universiadi, che riservano diversi cambi di location alle società. Dobbiamo, come dire, riuscire a mantenere un livello dignitoso delle attività sportive durante l'anno e poi aprile poter finalmente ospitare, insomma, in impianti sportivi adeguati a norma tutte le attività che possono arrivare alla fine dei campionati e alla fine delle stagioni. Ci auguriamo anche ai playoff.